Da mesi non esce più di casa per il terrore di incontrare l'ex. Abbiamo tutti gli audio possibili e immaginabili da mandare. Un familiare avrebbe visto a circa 100 metri da casa sua il suo ex evadendo in qualche modo dai domiciliari. Però non ha il braccialetto elettronico, comunica con chi vuole, telefona a chi vuole, contatta le persone. Vorremmo capire perché. Cioè, a minacciare la gente, ma come ti permetti? A lui c'era il fuoco. Sicuramente i carabinieri lo hanno arrestato mentre minacciava di morte praticamente in palana palazzina intera. Questo personaggio è palesemente pericoloso. Allora, il codice rosso parte dopo 3 giorni. Adesso mi spiegate perché quest'uomo agli arresti domiciliari non ha il braccialetto elettronico, visto che le nuove misure sono proprio legate al braccialetto elettronico? Questo oggi è un fatto gravissimo che noi vogliamo denunciare. Dunque, è successa una cosa molto positiva ieri. Angela, tu sei stata chiamata dai carabinieri. E che cosa è successo? Sì. Cosa ti hanno detto dopo la nostra diretta? Niente, sono andata lì, mi hanno detto buongiorno, buongiorno a tutti. Sono andata lì, abbiamo fatto una querela per quella persona lì. E questo rumore, cioè, mi hanno detto che non gli avevo messo il bracciale. Dimmi, dimmi. Non si sente bene? No, no, c'è un rumore. Ti senti? Qua. Dimmi, dimmi. Ok, sono andata dai carabinieri, abbiamo fatto una querela e poi mi hanno detto che gli hanno messo il braccialetto. Oh, allora gli hanno messo il braccialetto. Ma non lo so se funziona oppure. Sì. Beh, in teoria se glielo mettono perché deve funzionare questo braccialetto. Per cui è una grande notizia, certo, questa. Penso di sì. È una grande notizia. Eh certo, sì. Sì. Non sei contenta di questo? Poi non lo so. Sono contentissima. Però. Però? Non lo so. Se già. Non lo so se già se funziona oppure no. Perché hai questo dubbio, Angela? Perché ieri sera, sono, se devo essere sincera, ieri sera una persona l'ha visto giù casa mia. Però io pensavo che mettendo il braccialetto già era in funzione. E non mi sono preoccupata perché ho detto, beh, i carabinieri, comunque, se lui si è mosso, c'è il segnale e lo vedono. Dovrebbe vedere. Quindi sono stata tranquilla e non ho chiamato nessuno. Dico, non lo so. Si è attivo da ieri oppure lo attivano oggi, non lo so, perché mi è stato solo detto che è stato attivato. Scusate, potete, cioè, continuare a sentire un rumore in studio, possiamo evitare, grazie. È l'aria. Alessandro Politi, Alessandro. Conta Angela, è spaventoso. Lei stanotte ha avuto per l'ennesima volta problemi di salute, pressione altissima, perché immaginate, viene comunicato che il braccialetto viene installato, ovviamente tutti quanti pensiamo, come normale che sia, che immediatamente sia funzionante e che abbia ovviamente modo di comunicare, di interfacciarsi con chi deve controllare, e invece una testimone, parente di un'altra parente, sempre, ma un secondo ancora attivato, Ele. La informa che alle 10:30 al 100%, quindi non ha dubbi che sia lui, lo vede sotto casa di Angela, che ovviamente si terrorizza ulteriormente. Abbiamo provato a chiedere conferme anche alle forze dell'ordine per capire se effettivamente il braccialetto fosse installato e quindi anche attivato, perché questo è un dettaglio ovviamente non da poco, ma che per quanto mi riguarda sembra dovrebbe essere scontato, invece forse non è così, quindi bisogna capire, c'era un malfunzionamento, chi doveva controllare non ha controllato, magari la signora che era la testimone parente è sicurissima, ma in realtà non era lui, cioè, in ogni caso ci potrebbe essere qualcosa da indagare ulteriormente, perché ecco perché Angela, che ringrazio tantissimo per essere qui, perché si è alzata con grandissima fatica, perché non hanno chiamato oggi non sta bene.
l'hanno bloccato. Però Angela, quando è così che lui ti si avvicina, adesso io non so se il braccialetto elettronico si è attivato ieri, perché no, ti hanno detto verrà attivato, non si sa se è stato attivato ieri pomeriggio, se viene attivato oggi, non lo questo so. Noi non lo sappiamo. Tecnicamente, guarda Eleonora, io se non ho capito male, questo è il braccialetto elettronico d'urgenza. Il 9 dicembre è stato integrato il codice rosso con misure appunto d'urgenza. Questo braccialetto elettronico, cosiddetto d'urgenza, può essere applicato anche su decisione della stessa polizia in seguito a denuncia, anche con riferimento a reati spia, cioè non bisogna aspettare i casi più gravi di stalking, di tentato omicidio, eccetera. Si applica, sì, però ieri l'hanno chiamata. Al punto è che i braccialetti elettronici, questo lo dico fuori dai denti, non ci sono. Quindi probabilmente lei ha fatto la denuncia e la polizia gli avrà detto verrà applicato, deve passare comunque per la procura, devono emettere eventualmente una misura che è quella del divieto d'avvicinamento unitamente al controllo, quindi elettronico, del braccialetto elettronico. Con ogni probabilità l'altro, cioè, il braccialetto elettronico funziona che da una parte viene applicato ovviamente al soggetto indagato e denunciato, dall'altra se c'è un divieto d'avvicinamento dovrebbe essere dato un dispositivo elettronico anche ad Angela, anche alla persona offesa, perché come succede con l'allarme, cioè io praticamente per capire se la persona si sta avvicinando nel dispositivo della signora dovrebbe essere messo o nel cellulare o a casa un dispositivo che fa match con quello del soggetto, non so se sono stato chiaro, del soggetto che è stato denunciato. Quindi probabilmente la signora verrà riconvocata proprio per la distribuzione, per la consegna di questo braccialetto. Siccome non ci sono, ci vuole un po' un tempo tecnico e materiale per la consegna, per la distribuzione di questo braccialetto. Non è così immediato, cioè un conto è l'emissione della misura, un conto è il braccialetto, ci vuole sempre un po' di tempo. Cioè tu ieri sera, una persona ieri sera ha visto che quest'uomo si è avvicinato a casa tua? E ti ha chiamato? Sì. Quanto era vicino a casa tua? Vicino al mio palazzo, no. Eh? Sì, sotto a casa mia proprio, sotto a casa mia proprio. Perché non appena ha chiamato questa la persona ha chiamato la polizia. Doveva chiamare la polizia. Non ho chiamato... L'ha spiegato, no. L'ha spiegato. E lo so, ma io sapevo che aveva il braccialetto. Lei dice, io so che il braccialetto è attivo. Di tutela, Chi ha il modo di controllarlo lo può verificare e può intervenire, ovviamente. Certo. Sembra un comportamento logico, razionale. Allora, Francesco Emilio Borrelli, Francesco, tu ti sei informato su questo? Vedo Alba Parietti collegata, ciao Alba. Ho delle notizie, qualcuna positiva e qualcuna invece purtroppo no. E mi spiego, la notizia positiva è che mi risulta che i carabinieri abbiano chiesto, dopo la puntata di ieri, una misura più afflittiva, cioè il carcere. E questo me l'ha confermato anche il sindaco di Torre del Greco, con cui mi sono sentito. So che si è mossa anche la polizia ieri su questo caso, per cui finalmente si stanno muovendo, c'è grande attenzione. Dunque, ma quest'uomo ieri era sotto casa. Sul questo del braccialetto, il sindaco mi ha detto che lui non ha conferma da parte del comando dei carabinieri, che già, loro hanno detto nel più breve tempo possibile, che non significa che già ieri gli avevano messo il braccialetto. I carabinieri sono stati non precisi, si sono riservati di non dare notizie chiare, perché il sindaco gli ha chiesto di sapere quando veniva messo questo braccialetto. Loro hanno detto il più breve tempo possibile e in ogni caso abbiamo chiesto una misura più afflittiva, cioè il carcere, perché ovviamente la signora Angela è a rischio. Io lo voglio continuare. Scusami, però una volta che è messo il braccialetto è attivo. Bisogna capire se gliel'hanno messo ieri o se gliel'hanno messo oggi. Non gli ha messo, ha detto, non gliel'hanno messo. Non credo che gliel'abbiano già messo. No, perché se è sotto casa e non funziona, è un bel problema. Vuol dire che se gliel'hanno messo e non funziona, è ancora più grave. Non ci sono i braccialetti. Sappiamo, gliel'hanno messo, ma a quanto pare forse o non è stato attivato, forse per qualche tipo di problema tecnico, ma mi hanno confermato fonti ufficiali che il braccialetto è stato messo. Io ho risposto chiedendo, ma è attivo il braccialetto? Esatto. Questo sembra scontato, ma a quanto pare non è scontato. Allora, ci stiamo attivando per chiamare adesso i carabinieri di Torre del Greco. Mi date il tempo di 30 secondi della pubblicità? Grazie. Ritorno. Se si vogliono cambiare le cose, bisogna fare tante storie. Fino al 31 gennaio hai 300 giga minuti illimitati a soli 9,90 euro al mese con attivazione gratuita. Passa online o nei punti vendita Coop. Coop Voce. Libera la tua voce.
Per fare la spesa intelligente basta venire da Eurospin, come Anna e Giuseppe. Amo i sapori della tradizione italiana. Come il pesto, amo essere eccellente. O come Luca. Esame della convenienza superato. Ma anche come Einstein? Ma no, sono Gigi. Non ci vuole mica un genio per capire che qui la spesa è intelligente. Dal 18 al 28 gennaio, passata di pomodoro con pomodori 100% italiani, 700 grammi, delizie dal sole a 75 centesimi. La spesa intelligente! Qui ovviamente si è scatenato il dibattito, dimmi Don Bruno, poi vuole parlare. No, mi stavo chiedendo, questa donna, chiariremo adesso cos'è accaduto realmente, perché lei dovrebbe avere comunque un apparecchio che segnala se questo si avvicina, nell'ipotesi che abbiano realmente messo l'apparecchio. Però mi domando, questa donna che aveva fatto denuncia prima di Natale, le hanno detto, se è vero, passi dopo le feste, ma c'è un'omissione di atto d'ufficio da chi doveva tutelare questa donna? Perché di fronte a una persona che sta rischiando di uccidere la tua vita, di farti del male, tu non puoi dire aspettiamo che passino le feste, cioè anche su questo io vorrei vedere. Guarda, oggi dimmi Alba, vedo che vuoi intervenire, oggi cercheremo di informarci anche noi, perché se il braccialetto gliel'hanno messo ma non funziona e non ci interessa, il braccialetto non è di bellezza, insomma, nel frattempo il tizio incattivisce. Perché poi nel frattempo il rischio è che il tizio incattivisca, e poi c'è un altro rischio, il braccialetto purtroppo in certe circostanze non ti salva, perché se uno è fuori di testa e ha deciso di fare niente, la strada, va lì e lo fa. No, non è vero, perché se tu è un deterrente. Se il meccanismo... No, ma non è un deterrente. Se il meccanismo funziona, appena scatta, la volante arriva, arriva lì. Dipende da quanto è vicino. Alba, dipende da che allora adesso non funziona più nulla, noi rifacciamo le leggi. Che, possiamo essere sempre disruttivi così. Andiamo a galera, questo, ma altro che braccialetto. Allora, scusate, ma non stiamo parlando di una... Hanno chiesto di mandarlo in galera. L'hanno chiesto i carabinieri ieri di fare una misura restrittiva in carcere. Che devono fare di più? Se poi non gliela consentono, che però ci vuole del tempo, perché se i carabinieri fanno una richiesta, il GIP deve decidere. Quindi... Alba. Scusate, abbiate pazienza, ma ci sono delle misure precauzionali che devono andare ben oltre. Allora, non stiamo parlando di due cani di vicini di casa, che uno ha la museruola, l'altro no. Stiamo parlando di persone. Voglio dire, stiamo parlando di una persona gravemente minacciata. Se questa persona gravemente minacciata rischia, siccome il braccialetto non funziona, di ritrovarsi la persona... Cioè, quanti casi abbiamo visto così? Allora, in questo caso, finché non funziona il braccialetto, perché cominciamo a dare delle lezioni tangibili, no? Per cui gli uomini cominciano ad avere paura, perché devono capire che c'è lo Stato che protegge le donne. Cioè, lo Stato è mio fratello, è mio padre, se io sono una donna, per cui prende questo signore e fino a che il braccialetto non funziona, se lo tiene per misura restrittiva in carcere. Dopodiché, se viene preso questo signore con il braccialetto avvicinarsi, va in carcere e ci resta però questa volta. Questo succede in altre nazioni. Per esempio in Spagna, infatti, per molto, molto, molto meno. Brava Alba, siccome lui comunque ha violato la misura cautelare, in questo momento, per quanto mi riguarda, dovrebbe già stare in carcere. Certo, si dovrebbe aggravare la misura, certo. Come Borrelli. Sì, il motivo per cui i carabinieri hanno chiesto la misura più afflittiva e quindi il carcere. Io vorrei far presente che però nella norma che è stata approvata a unanimità dal Parlamento e dal Senato per tutelare e aggravare le pene afflittive nei confronti di chi commette violenza nei confronti delle donne, era prevista anche una dotazione finanziaria che aumentasse il numero dei braccialetti. Quindi da questo punto di vista sono un po' perplesso del fatto che si stia ancora a discutere e noi dobbiamo ancora insistere per ottenere l'ABC, cioè che questa persona palesemente pericolosa è attivo, non è attivo, arriva, non arriva, insomma non è questo il modo di fare. Condivido pienamente che ci deve stare un'indagine interna, cosa che io ho chiesto al questore, perché i carabinieri ovviamente rispondono un'arma e le forze dell'ordine, in particolare ovviamente la polizia di Stato, rispondono al questore, di avere e di fare un'indagine interna per capire il perché e secondo quale forma di preparazione un poliziotto, secondo quello che ha denunciato Angela, abbia detto a lei il 24 dicembre torni dopo le feste, perché, lo ripeto,
la polizia, come gli ospedali, non stanno in vacanza. Adesso però parliamo di adesso, abbiamo già detto sta cosa, okay. So che la polizia sta già chiedendo appunto con una indagine interna di capire quello che è successo, ma ci andremo anche noi ovviamente a richiedere che cosa ha detto quel poliziotto, se insomma anche nel confronto con Angela. Adesso però pensiamo a, ma la cosa più importante, cioè ieri l'appello sera adesso è alla procura e sta ancora delibero. No, io non l'appello, ho parole. Io credo che l'appello da fare adesso sia alla procura, credo che sia la procura di Torre Annunziata che debba urgentemente con il magistrato di turno dare seguito alla richiesta dei carabinieri. Sì, ma facciamolo aspettiamo la nostra diretta di lunedì, veramente interveniamo assolutamente tutti insieme, cerchiamo di fare qualcosa perché non è possibile. Ne ho già parlato pure col sindaco e anche lui si stava muovendo su questa direzione. Ho capito, ma quello... ieri hai parlato col sindaco, ma ieri sera questo si è presentato là. Cioè, sei evasione. Diciamo che il sindaco non è ovviamente lui, lui sta facendo da tramite perché il primo cittadino non è una responsabilità diretta certo. sua. Certo, no, chiesto, però per dirti che comunque il problema è quello che è l'urgenza, no? La paura, la minaccia è l'urgenza perché se quest'uomo non gli bastano braccialetti elettronici, non gli basta niente, gli continua a presentarsi sotto casa di Angela, è troppo pericoloso in questo momento, cioè Angela rischia ogni secondo. Comunque, le forze dell'ordine si sono intervenute, si sono informate, stanno cercando di risolvere. Pensavamo avessero già risolto, ora capiamo se questo braccialetto è attivo da oggi, magari ieri non ha funzionato perché lo hanno agganciato ieri e l'attivazione con Fastweb, credo, che ci sia. Sì, 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 ogni tanto vegan, sì. Internet, ecco, la dico così. Magari arriva oggi, capito? Per cui nel frattempo che questo braccialetto... I tempi della burocrazia non coincidono con la vita di Angela. Non lo so. Non ho capito che misura cautelare aveva lui, Borrelli. Arresti domiciliari. Quindi sostanzialmente... No, perdonami. Se io sono agli arresti domiciliari e sta sotto casa, c'è un'evasione con un'immediata aggravamento della misura cautelare che dovrebbe essere o... gli arresti domiciliati col braccio elettronico o assolutamente la custodia cautelare in carcere. Cioè se sei sotto misura cautelare, diciamolo chiaro, arresti domiciliari e ti trovano sotto casa della persona offesa, devi essere subito condotto in carcere, cioè deve essere subito un aggravamento della misura. Questo non mi era chiaro. Ma come non il problema è che non l'hanno trovato. Il problema è che non l'hanno beccato. Non è stato colto in fragranza. Cioè, sì, non ma è insomma, è stato denunciato questa cosa, anche ma non ministro... è che le forze dell'ordine l'hanno trovato sotto casa di Angela. Sì, è stato denunciato. Aveva la pena afflitta degli arresti domiciliari. Grazie. Quello che è certo è che invece abbiamo denunciato noi, Storie Italiane, io, è che lui, pur non avendo la possibilità, ha mandato dei WhatsApp e addirittura ha telefonato al redattore di Storie Italiane e a me, cosa che non poteva fare perché la pena che aveva, cioè quello di stare arresti domiciliari, non prevedeva di poter dialogare con il divieto di comunicazione. Però, grazie. Scusami, non poteva comunicare. Perdonami perché non sono riesco più ad andare avanti. Allora, cerchiamo di venirne fuori. Oggi insieme al nostro Alessandro Politi chiederemo spiegazioni. Angela, il consiglio che ora in questo momento mi sento di darti è se qualcuno vede che lui si avvicina a casa, chiama assolutamente subito una pattuglia e mi raccomando, non... sì, certo. Adesso vediamo quando verrà attivato questo braccialetto elettronico, forse non è ancora stato attivato perché... Se ieri sera lui è arrivato sotto casa col braccialetto, vuol dire che ancora non gliel'hanno attivato, va bene? Grazie intanto, grazie. Adesso bene, devo... Grazie Eleonora, grazie di tutto. Ti abbraccio, Angela, forza, tanto ci sentiamo anche fuori dalle tue camere. Ti abbraccio pure io, un bacio. Ci siamo sentiti stamattina. Sì, grazie. Ti chiamo nel pomeriggio, così cerchiamo veramente di capire come, okay, come vanno le cose. Forza, Sì, sì. Forza. Grazie al nostro Alessandro Politi. Sì, grazie Eleonora, grazie a tutti. Emilio Borrelli, siamo con te, non ti abbandoniamo. Mercoledì scorso abbiamo conosciuto Monica, nome di fantasia. Abbiamo iniziato a raccontare la sua storia. Nel 2008 lei stava attraversando un momento molto delicato.